Buongiorno a tutti, sono Aya924, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session con un caso che diciamo ho deciso di rispolverare perché vi ricordo che a breve, ormai per l'inverno o comunque per inizio gennaio, dovrebbe debuttare sugli schermi finalmente Mary e Giorgio, ossia la serie TV che parla di Buckingham, George Buckingham, sì. E in Francia invece è stata annunciata un Amici Dangereuse, incentrata sul rapporto tra Anna d'Austria e Marie de Rohan, duchessa di Chevreuse, tratta dalla duologia di Juliette Benzoni, incentrata sulla Chevreuse. Quindi diciamo che, visto, è considerato questo, e visto che questo evento probabilmente apparirà in entrambe le serie, ma viste in maniera differente, perché una è una serie inglese, diciamo anglofona, e l'altra è una serie francese, beh, saranno sicuramente se apparirà due chiavi di lettura diverse, perché questo evento di cui oggi parleremo ha avuto nel corso dei secoli diverse riletture. È stato visto in maniera diversa sia a seconda, diciamo, della mentalità, sia a seconda del paese. La Francia oggi si è assestata su una posizione innocentista e l'Inghilterra su una posizione un po', diciamo, victim blaming. Noi italiani siamo nel mezzo perché la cosa non ci riguarda e conosciamo questa vicenda grazie ad Alexandre Dumas che la romanzò e romanticizzò. Ma, vi ricordo, Dumas scrive nell'Ottocento. Quindi in un periodo in cui questi fatti erano interpretati male come amore cortese. E inoltre lui stesso, nelle cronache del regno di Luigi XIV, quando parla di questo fatto, è molto critico. Anche nel successivo romanzo, Incompiuto, il conte di Moret, poi noto oggi come La Sfinge Rossa, è addirittura colpevolista, quindi lui è sicuro che qualcosa sia avvenuto e che sia stata una cosa molto brutta, e che, diciamo, una delle due parti sia completamente innocente. Quindi, diciamo, un conto è quello che lui pensava come romanziere, un conto è quello che lui pensava come divulgatore. Quindi, oggi parleremo di Quella notte di Amiens. Per questo video, io mi servirò di questi testi. Allora, The King Assassin, quello da cui è, tra l'altro sarà tratto Mary and George, quindi vedremo come andrà a finire. Poi, Alan Stewart, The Cradle King, A Life of James VI e I. Poi, Simon Berthier, Les Deux Régions, prima parte de Le Reign de France Autant de Bourbon, The White King di Léandre Delisle su Carlo I, che comunque in questa vicenda c'entra. Infine, Marcello Vannucci, Caterina e Maria de' Medici, regina di Francia, proprio per avere una visione più globale. Allora, cominciamo. Ricordate che nel video che avevo fatto, quello Baby Charles Go to Spain, riguardante la fallimentare missione del futuro Carlo I e di Buckingham per procurarsi una moglie? Erano passati due per Parigi e che erano stati presentati a corte. Bene, in quell'occasione comincia a nascere tutto, meglio, nasce tutto nella testa di Buckingham, questo sia chiaro. Infatti è vero che in quell'occasione Anna d'Austria, regina di Francia, vede il duca e come tutti in Francia ne rimane molto colpita. È vero che quando lo rivedrà, in quanto Buckingham è l'inviato personale del re che deve condurre Enrichetta Maria in Inghilterra, dirà la frase: è l'uomo più degno di amarmi che esista. Questo è vero, ma bisogna tener conto di una cosa, ossia Anna d'Austria, che ormai da 14 anni, quasi 15, viveva in Francia, fin da quando era una ragazzina di 13 anni, aveva assimilato una certa mentalità, ossia la mentalità cortigiana e cavalleresca che si ispirava alla corte di Francia, che imponeva, diciamo così, ai gentiluomini di fare la corte alla regina e a lei di accettare con divertimento e con, diciamo, battute di spirito questa corte.
Leggendaria, infatti, è l'approccio che tenta il sessantenne maresciallo di Bellegarde dicendole: Signora, voi cosa fareste se qualcuno dichiarasse di amarvi lei? E lo metterei a morte, lui. Allora, signora, colpite qui al mio cuore, perché sono innamorata di voi. Insomma, c'erano dei giochi così, dei divertimenti, in cui Anna è anche brava. A frotte di ammiratori, ma nessuno con lei osa troppo, perché un conto è fare la corte alla regina, un conto è tentare un vero e proprio approccio, non si può. Anche perché Anna non ha ancora avuto figli, o meglio, è rimasta incinta nel 1617, ma ha perso il bambino. E all'inizio del 24 accade un altro evento importantissimo, che di fatto ha cambiato la storia di Francia. Ossia, Anna è incinta al quinto mese e si trova con alcune sue dame, tra cui Marie de Rohan, che all'epoca è ancora duchessa di Luye, perché suo marito è il favorito di Luigi XIII e quindi lei è ben inserita a corte. Bene, si trovano a Vincennes, si trovano in un corridoio e la regina, che comunque ricordiamo è molto giovane, e le sue dame decidono di fare una corsa, così chi arriva prima vince. Mentre stanno correndo per questo corridoio, Anna mette un piede in fallo, cade e ha un aborto. Luigi XIII se la prenderà sempre a male con questo. Chiuderà i rapporti, diciamo, in maniera cortese con lei, la vedrà da lì in poi come una nemica. E odierà ancora di più Marie de Rohan, in quanto la considera colpevole. È lei che ha istigato la regina a fare questo gioco, è lei che, pur sapendo le condizioni della regina, ha continuato a incitarle. Se la regina è caduta e ha perso il bambino, è colpa sua. Marie de Rohan, che infatti è da poco rimasta vedova, viene allontanata da corte, ma ritorna poco dopo perché furbescamente ha sposato Carlo di Lorena, duca di Chevreuse. Carlo di Lorena, duca di Chevreuse, è l'ultimo figlio di Enrico di Guisa, Le Belafro, primo amico e poi grande nemico di Enrico III, quindi è introdotto benissimo in Francia, fa parte del potente clan dei Guisa, certo. Il clan, tra le guerre di religione, l'avvento dei Borbone, ha perso molta influenza e molta importanza, ma è comunque, diciamo, importante, notevole, e il fratello e poi il nipote di Charles hanno il titolo di primo principe straniero, insomma, conta qualcosa. E quindi Marie ritorna tranquillamente a corte e ottiene il titolo di sovrintendente del guardaroba della regina, di fatto una delle cariche più potenti di corte, che dà un immenso potere sia sulla regina che sulla corte. La situazione quindi è questa: da un lato le due amiche che complottano e dall'altro Luigi XIII che le detesta. Sono anche gli anni in cui Richelieu fa la sua comparsa a corte in quanto protetto di Maria dei Medici, da cui poi si smarcherà. E Maria dei Medici comincia lentamente a perdere il suo potere. Diciamo il matrimonio tra Henriette e Carlo I è l'ultima mossa che madre, figlio e cardinale faranno insieme, e poi da lì in poi le loro strade divergeranno. Questo sia chiaro. Quindi, questa diciamo è l'atmosfera che si respira alla corte di Francia. Ah no, dimenticavo una cosa importante. Marie de Rohan, che come sosterrà anni dopo il cardinale di Retz, che la conosce molto bene perché per anni sarà l'amante di sua figlia, Marie de Montbazon, altra rinominata sgualdrina esattamente come la madre, perché sapete che il frutto non cade mai lontano dall'albero, sgualdrina una, sgualdrina l'altra, dirà della quasi suocera queste parole: amava perché non poteva fare altro, e in quel poco tempo che amava era disposta a dare tutto per l'amante di turno. Insomma, Marie è una donna che si è sposata, ma poi all'epoca, secondo anche la consuetudine francese, non è che tenga molto in considerazione il marito. Gli è servito per ritornare a corte, lei gli ha dato tre figlie, un figlio l'ha avuto dal primo marito e finisce qui. In quegli anni intrecce una relazione con
l'ambasciatore inglese in Francia, Lord Holland, il quale è colui che ha favorito questo matrimonio. Bene, a inizio di maggio, Buckingham arriva a Parigi, questa volta in veste ufficiale, e si presenta al Louvre con un abito bianco, ricoperto di perle, e al suo passaggio queste perle si staccano all'effetto voluto a ogni passo. Diciamo, milioni di livre si staccano dal suo abito e cadono a terra. I cortigiani vanno immediatamente ad accoglierle. Insomma, sono un tesoro queste perle. Lui le fa cadere così, come se fosse normale. Quindi, Monsieur de Buckingham, come lo chiamano in Francia, già entra in favore. E quindi Anna comincia a vederlo di buon grado, ha delle conversazioni con lui che esulano brevemente da delle faccende diplomatiche. Anche Luigi XIII inizialmente lo trova un uomo interessante e di buon gusto e comincia una corrispondenza. E si dice molto felice che il futuro cognato Carlo I abbia un simile uomo di qualità nel suo entourage. Sicuramente all'epoca Luigi XIII, lui stesso omosessuale, ma mai praticante, diciamo anche questo, omosessuale castissimo, e a conoscenza del rapporto che c'è stato fra re Giacomo I e Buckingham, lo sapeva tutta Europa. In quanto il rapporto con Carlo I, per quello come ho già detto in precedenza, è un rapporto un pochino più sfumato. Amicizia, intima amicizia, amicizia amorosa, relazione vera e propria, dipendenza emotiva, non si è mai capito. Di sicuro i due sono legatissimi. Carlo lo considera e lo considererà per tutta la vita il suo migliore amico. Quindi è per questo che lo ha mandato, perché si fida ciecamente di Buckingham. Quindi a maggio, l'11 maggio, viene ufficialmente ratificato il contratto di nozze in cui è scritto che Henriette può rimanere cattolica, ma i figli dovranno essere cresciuti nella fede protestante. E il 24 maggio c'è un grandissimo ricevimento a Luxembourg, il palazzo della regina madre, in quanto Maria de' Medici è riuscita ad organizzare tutto in tempo, sia per il matrimonio della figlia, che è quella che lei considera la più cara, quella che vuole più bene, che l'inaugurazione della Galleria del Luxembourg, dove si trovano i favolosi dipinti di Rubens che le ha dedicati il famoso ciclo di Maria de' Medici, che oggi si trova al Louvre. All'epoca sono, diciamo, una delle migliori mosse di propaganda della regina madre, nonché uno dei pochi motivi per cui è ricordata nella storia, in quanto sarà sempre una grande patrona di Rubens, il quale lavorava velocemente per lei, ma quando Maria interrompeva i pagamenti, allora smetteva. Appena arrivava il pagamento nuovo, lui ricominciava. Comunque, di nuovo Anna rivede il duca, di nuovo parla con lui, balla con lui perché comunque le è consentito dall'etichetta. E secondo alcuni si sorridono un po' troppo, però non si capisce bene. Allora, adesso è consuetudine in Francia che quando una principessa parta, diciamo, per sposarsi all'estero, le donne più importanti della sua famiglia debbano accompagnarla, diciamo, fino ai confini nazionali. Questo vuol dire che la regina madre e la regina devono accompagnare Henriette fino a Boulogne-sur-Mer, da cui Henriette si imbarcherà per Dover. C'è un piccolo problema, ossia i cortei delle tre regine non possono viaggiare tutti insieme, ci sono questioni di protocollo, di incarichi che renderebbero tutto un casino. Quindi viene deciso che i tre cortei si riuniranno ad Amiens, e da lì proseguiranno, la strada è corta, quindi non ci sono problemi. Quindi la regina madre, la regina d'Inghilterra e la regina di Francia partono da Parigi e seguono tre itinerari diversi che poi convergono ad Amiens. Fino all'ultimo non si sa se la regina partirà, perché Luigi XIII, malato cronico, ha, diciamo, una ricaduta, sembra di febbre,
e quindi lui è a letto. Tecnicamente e teoricamente avrebbe il potere, diciamo, è previsto dal protocollo che possa andare con la sorella fino a Bologna, dove la consegnerà ufficialmente all'inviato del cognato perché la porti in Inghilterra. Però lui è malato e i medici sconsigliano questo viaggio. Oggi da Parigi a Amiens mi sembra ci vogliono 4-5 ore di macchina, all'epoca ci valeva molto molto di più, e viene consigliato ad Anna di rimanere con il marito, insomma faccia la moglie devota, sia una brava moglie, almeno salvi le apparenze, e quindi rimanga con il marito a vegliarlo. Anna si rifiuta, è suo dovere andare con la cognata e la suocera, e lei andrà. Secondo alcuni lo fa perché vuole vedere Buckingham, ma ricordiamo che i tre cortei viaggiano separati e Buckingham è con Henriette, quindi occasioni di vederlo per giorni non ce ne sono. E si arriva ad Amiens, dove i tre cortei entrano il 9 giugno 1625 e il fattaccio avviene la notte dell'11. Ed eccolo che cominciamo. È giugno, come già detto, fa caldo e quindi per la notte le tre regine sono organizzate. Henriette, che è molto nervosa, ricordiamolo, ha malapena 14 anni e non riesce a dormire e prende l'ansia. Ed è sistemata in un'ala, diciamo, del palazzo comunale, l'unico degna di abbastanza grande per poter accogliere i tre seguiti, ossia tutte le case della regina Selva, l'organigramma con servitori, dame, cortigiani. Maria dei Medici, invece, adducendo un mal di testa, preferisce rimanere nei suoi alloggi, si fa servire lì la cena e non ne vuole uscire. Anna, invece, che è quella più giovane, vuole comunque, diciamo, godersi questi giorni di pace e di libertà. Quindi esce a passeggiare con le sue dame. E alla fine di queste dame e del suo maggiordomo personale, che comunque dovrebbe essere sempre con lei, rimane solamente Marie de Rohan, duchessa di Chevreuse, che Richelieu, anni dopo, chiamerà spiegativamente la Chevrette, ossia la capretta. Bene, ad un certo punto anche Marie de Rohan si allontana e appare Buckingham. I due cominciano a camminare, arrivano ad un padiglione. E poi Marie de Rohan, che in realtà si è semplicemente nascosta, sente dei rumori. Preoccupata perché non sono i rumori che si aspettava, corre e si trova davanti una scena che, per quanto si possa, diciamo, cambiare tra il resoconto e i resoconti, rimane piuttosto, come dire, agghiacciante. Si trova la regina a terra, diciamo, mentre urla e si dimena, con Buckingham sopra di lei a pantaloni calati, mentre cerca in tutti i modi di alzarle le gonne. Marie de Rohan, terrorizzata, comincia ad urlare. Giungono le altre dame della regina, che anche loro cominciano a urlare. Maria de' Medici, che sta cercando di dormire, sente questo fracasso e manda immediatamente qualcuno a controllare. Arriva il maggiordomo. Poi Pierre de Laporte, il famoso Laporte, il quale, vista la scena, subito fa di tutto per togliere Buckingham dalla regina. E Buckingham, quando vede questa cosa, guarda tutti, fa un inchino e se ne va. E la situazione quindi è grave, è gravissima. Una tentata di violenza, non cerchiamo di edulcorare i fatti, una tentata di violenza. Ci saranno però diversi resoconti, ossia, secondo Madame de Motteville, che però non era presente, i due inizialmente si incontrano, camminano un po', quando Anna si rende conto di essere rimasta da sola, comincia ad urlare perché sa che non è consono. Secondo Rez, invece, i due inizialmente parlano, si dichiarano il loro amore, lui ci prova, lei urla. Secondo tale Manderò, invece, lui proprio tenta un approccio molto violento. Quindi, tutte queste storie comunque convergono su come viene ritrovata la regina, ossia praticamente mentre cerca di difendersi,
da un uomo, l'uomo più potente d'Inghilterra prima del re, che sta tentando di usarle violenza. Su questo tutti converranno, ma ci si chiede all'epoca quanto Anna voleva. Ossia, Anna era realmente innamorata? Cosa si aspettava? Probabilmente Anna d'Austria si aspettava un corteggiamento più cavalleresco, ossia, ah, io ti amo, tu mi ami, però noi non possiamo stare insieme, baciamoci, scambiamoci un pegno d'amore e finisce qui. Non si aspettava sicuramente che Buckingham volesse osare di più. Quindi, quando vede che prova un approccio più diretto, si rifiuta perché lei comunque è la regina di Francia, deve avere una reputazione immacolata. Buckingham, invece, come vi ho sempre detto, fin dai 18 anni è sempre stato viziato dalla fortuna, o da Giacomo I, che più o meno è lo stesso nel suo caso. Ha avuto tutto quello che voleva: cariche, gioielli, vestiti, onori, incarichi, tutto. È bastato sbattere le ciglia e Giacomo I e Carlo I poi gli hanno sempre dato tutto, gli hanno sempre concesso tutto. E lui è abituato a questo, non è più in grado di recepire un no, per lui il no non esiste, o quantomeno il no è un sì che deve in divenire. Infatti sia Giacomo che Carlo, pur un avendolo come amante, uno come amico carissimo, vanno sempre incoraggiato comunque, diciamo, a fare un po' il Don Giovanni, ad avere diverse donne, anzi, Giacomo I adorava sentirlo raccontare delle sue relazioni con le dame di corte. E anche Carlo I si diverte molto, quindi lui è in qualche modo abituato a una certa indulgenza. E questo gli succede quando lui ha 18 anni. Adesso lui ne ha 36. Ha passato 18 anni praticamente convinto che possa fare qualsiasi cosa. E qualsiasi cosa gli verrà abbonata, gli verrà condonata, verrà scusato, lui non è abituato a ricevere un no, tantomeno da una regina. Lui anzi è abituato con due re che gli hanno sempre detto di sì, hanno secondato ogni suo capriccio. E il fatto che ora una regina gli dica di no, per lui è straniante, non lo capisce. Per questo lui, diciamo, tenta questo approccio più diretto, perché è convinto che Anna sì, a voce abbia detto no, ma in realtà volesse dire sì. Quindi lui ci ha provato per direttissima. Ed è rimasto sempre sconvolto quando Anna ha iniziato a urlare e a difendersi. Nella sua mente non doveva andare così. Lui, che ha conquistato un re ed è il favorito anche di un altro re, credeva che sarebbe stato facile convincere una regina ad essere la sua amante. Insomma, facciamo un bel plan. Prima il re d'Inghilterra e poi la regina di Francia. Invece si è scontrato con un no e con una pronta difesa, non solo di Anna, ma anche della corte, al punto che viene letteralmente cacciato, diciamo, dal palazzo comunale. Maria de' Medici, saputo questa notizia, corre subito dalla nuora e le chiede cosa è accaduto, cosa può aver fatto lei per aver indotto il duca a credere certe cose, e che il duca sia tenuto lontano dalle due regine, ossia dalla regina di Francia e dalla regina d'Inghilterra. Non sia mai che vi venga in mente di replicare certe cose con Henriette, che è giovane ed è meglio evitare. Anna si difende, dice che lei non ha mai voluto incoraggiare queste cose, non era la sua intenzione. Certo, lo ha trovato bello, lo ha trovato interessante. Ha detto appunto che se una donna potesse amare un uomo che non sia il proprio marito, allora amerebbe il duca. Non vuol dire però che lei amasse il duca, vuol dire che un pensierino sì può avercelo fatto, ma non per questo ha incoraggiato il duca a prendersi certe li libertà, sia come donna che come regina. Al che l'anziana principessa dei Conti risponde alla regina madre che lei può garantire della virtù della regina dalla vita in giù, ma non dalla vita in su. Il che vuol dire che è vero, fisicamente Anna è irreprensibile, ma sentimentalmente non lo sa dire, insomma, può essere che avesse un accordo, un'informazione per Buckingham, ma che comunque non ha permesso, diciamo, al cuore di osare oltre, non ha permesso al corpo di osare oltre. E questo è. Nei giorni successivi Buckingham prova a rientrare nelle grazie della regina, ma ogni volta la regina madre e l'entourage della regina di fatto bloccano ogni suo tentativo. In un'occasione
Mentre Anna si trova con le sue dame e con la porta, Buckingham riesce a fare irruzione e si getta ai piedi della regina, chiedendole perdono, scusandosi e dichiarandole nuovamente il suo amore. Se le chiede perdono e le chiede scusa, vuol dire che effettivamente lui qualcosa di sbagliato sapeva di averlo fatto. Anna questa volta è glaciale, non lo ascolta, si volta anche dall'altra parte, mentre le dame rimangono interdette e poi fanno in modo di allontanarlo. Sebbene sempre l'anziana principessa dei conti dica alla regina che questo non è un comportamento consono, che bisogna avere pietà di quest'uomo e che comunque lui si era scusato, siccome se una scusa bastasse per questo. Comunque viene deciso che solamente la regina d'Inghilterra, Henriette, andrà fino a Boulogne. Le regine di Francia, ossia la regina madre e la regina medesima, torneranno subito a Parigi. E questo era fatto il più velocemente possibile. Già il 15 giugno viene, diciamo, dichiarata questa notizia, il 16 i tre cortei partono. L'ultimo giorno, addirittura, mentre Anna si trova in carrozza con la suocera che ha deciso di non perderla di vista, beh, Buckingham si stacca dal corteo della regina d'Inghilterra, si precipita verso il cocchio delle regine di Francia e nuovamente dichiara il suo amore alla regina e le chiede perdono. Questa volta Maria Medici sbotta e ordina immediatamente al cocchiere di andare a Parigi. Sembra che lo abbia letto addirittura in italiano. Veloce, a Parigi, a Louvre, non vuole più sentir parlare di questa vicenda, meglio se ne parla, meglio è. Lei, pur volendo bene alla nuora, ha capito che qui i limiti sono stati passati. La stessa Marie de Rohan, duchessa di Chevreuse, che in parte ha organizzato tutto questo senza sapere cosa sarebbe avvenuto, dovrà difendersi e scriverà un memoriale sulla vicenda. Ma né lei né Holland pensavano a questo, loro avevano pensato più che altro, diciamo, a un amore cortigiano, un modo per favorire le relazioni tra Inghilterra e Francia. Non certo sarebbero aspettati che il duca di Buckingham sarebbe saltato addosso alla regina. Loro questo non lo volevano. Holland scrive subito al suo governo per avvisare cosa è successo e per spiegare perché, nonostante tutto, si sta facendo ritardo. Mettiamola così, Henriette era attesa per fine giugno, arriverà a inizio luglio. E all'epoca, quando esistevano ancora le videoconferenze con Zoom, le email e WhatsApp, in qualche modo bisognava avvisare. In ritardo ne ho messo in conto, ma quello suo è un discreto ritardo, anche perché in quei giorni la Manica è un po' in tempesta. Questo, diciamo, è tutto. Diciamo che neanche che non contribuirà a far tornare Luigi XIII e Anna d'Austria in buoni rapporti. È da qui che si innescano le vicende narrate da Alexandre Dumas nei Tre Moschettieri, che come già detto romanticizza molto l'avvenimento parlando comunque di un amore tra i due. Un amore che se ci fosse, nel caso di Anna doveva rimanere platonico, nel caso di Buckingham, diciamo, immaginò troppo, vide quello che voleva vedere e, diciamo, si comporta come tanti altri uomini che dicono: ah, mi ha salutato, ah, mi ha sorriso, quindi è innamorata di me, adesso ci provo. Lui si comporta allo stesso modo è finita malissimo. Certo, lui riuscì a cadere sempre in piedi perché sembra che quando tornò in Inghilterra raccontò subito l'avvenimento a Carlo I, diciamo, in modo da sembrare quello più, diciamo, più innocentista, dicendo: sì, è vero, lei mi ha guardato, lei mi ha amato, io quindi ci ho provato, e saremmo andati anche oltre se non fossero intervenute le sue dame, ma comunque lei ci stava, e Carlo I ne riderà molto. Luigi XIII, Anna e Maria dei Medici hanno però un'altra versione, ed è per questo che tuttora gli storici inglesi e francesi hanno due versioni diverse di questo evento. Buckingham dirà una cosa. I francesi di Anna e Maria ne danno un'altra, quindi sono due versioni che divergono. E infatti in Francia oggi si tende ad assolvere Anna d'Austria e a considerarla una vittima di una tentata di violenza, mentre in Inghilterra gli dicono: è vero, può essere che sia stata una vittima, ma comunque se l'è andata a cercare, perché lei comunque c'aveva la cottarella per Buckingham, il quale ha capito male, è vero, ma è stato incoraggiato. Anche per questo sono curiosa di vedere come tratteranno la cosa sia in Mary e George, se la tratteranno, sia in una missì
Dan Feroce, che comunque è tratto da un romanzo, vedremo che approccio si sceglierà. Questo è molto interessante a tal proposito. Quindi direi che questo è tutto, non c'è altro da aggiungere, proprio non mi viene in mente intanto, quindi arrivederci.